sto aspettando un vecchio amico che... Mi scusi. Prego, non vedo da 10 anni e che è sposato da 9. La questione è come sarà la moglie e se le piacerò. Può darsi di sì. A molte donne piacciono uomini che hanno una pessima fama. Badate bene, non sono cattivo, è solo che non me la prendo per le mie cattive inclinazioni. Anzi, mi fanno piacere ed è del tutto naturale. L'uomo si è evoluto nei secoli, ma gli occhi tradiscono le sue origini da cavernicolo. Perché dovrei rinunciare alla libertà dello scapolo quando i benefici della vita coniugale li ho a portata di mano? Simon! Che piacere rivederti. Anche per figlio me. Figlio di un cane, come stai? Mai stato meglio, pure tu. Benone, una meraviglia, sembri proprio in forma. Anche tu. Ma sai che non sei cambiato per niente in 10 anni? Neanche tu. Ce la spassavamo allora, eh? Quelli sì, erano bei tempi. Altro che... Davvero sono felice di rivederti. Anch'io. E lo sai chi ho incontrato? Oh, tesoro, scusami. Mi sono lasciato andare. L'ho visto. Tesoro, questo è il migliore amico che io abbia mai avuto. Un fratello. Quanto è vero il sole. Immagino che lei sia il famoso Simon Templar. Quando la banca ha deciso di aprire una succursale europea a Londra, mi hanno chiesto di organizzarla. Quanto resterai qui? Almeno 6 mesi, forse un anno. È meraviglioso. Di stupendo. Ma i tuoi figli? Oh, sono con mia madre a Detroit. Li vedrai durante le vacanze. Sai, Bill, non so abituarmi all'idea che tu sia un gran banchiere internazionale. Ho avuto solo un poco di fortuna. Lo vedo con i miei occhi. Doris è una meraviglia. Come al solito. Grazie, signori. Non vuoi bere? No, vorrei mangiare molto. D'accordo. Le piace Londra? La adora, semplicemente la adora. Forse è un po' presto per dirlo, non esagerare. È soltanto il terzo. Bill mi diceva che resterete qui per un anno. Dubito che ci resteremo tanto tempo. Oh, ma almeno tanto per rivivere i bei vecchi tempi, esattamente come una volta. Non come prima che ti sposassi. Cara, insieme con te sarà molto, molto più bello. Trovi? Qualcuno mi ha detto che Londra è l'ideale per uomini soli e che le mogli inglesi non si spostano dalla cucina. Pronto? Parigi? Sì, eccola qui, un momento. È Jean. Ah. Pronto? È sua sorella che vive a Parigi, aspetta un bambino. Pronto, Jean, come stai, cara? Sei già in clinica? Ma non doveva nascere tra 2 settimane, no? Beh, certo che vengo. Sì, immediatamente. Stasera, se posso. Non agitarti, sarò da te al più presto possibile. Sì, cara. A presto. Sembra che nasca prima, troverò un aereo per Parigi stasera. A fortuna, signor Harvey. Un posto per il primo volo dell'Air France per Parigi. Parte alle 9:30 precise, però penso che dovrebbe andare subito all'aeroporto. Grazie infinite. Non c'è di che, signore. La signora starà via molto. 9-10 giorni. Sa, sua sorella aspetta un figlio. Oh, a proposito, signor Harvey, ecco l'elenco delle agenzie che voleva. Qualcuna dovrebbe trovarle la casa che lei cerca. Molto gentile da parte sua, grazie. Non arrivederci. C'è di che? Ai suoi ordini. Bill, ricordati degli auguri per la zia Ellen. Sì. E promettimi che andrai a cercare un appartamento. Non voglio stare sì, in albergo. Sì, te lo prometto. Bill, per la giacca sportiva, perché non ci metti dei rinforzi di pelle ai gomiti? D'accordo, farò. Eccoti pure l'elenco, così non dimenticherai niente. Grazie. Mi preoccupa lasciarti a Londra solo. Ma io riuscirò a cavarmela. E non ti metterai nei pasticci, vero? Cara, tu mi conosci bene. Per me un'orgia è una spremuta di limone e un gelato al pistacchio. Ciao. Simon, lo tenga d'occhio, cerchi di non portarlo sulla cattiva strada. Doris sarà un santo, lo giuro. D'accordo, arrivederci. Ciao. Ti telefono se ci sono novità. Ciao, Doris. Ciao. Ok, Simon, è la tua città? Da dove si comincia? Che cosa avresti in mente esattamente? Dolce vita, un pocherino, da bere e soprattutto pupe e viva. Non adoperavano busti una volta, vero? Ah.
No, Bill, ho promesso a Doris che ti avrei tenuto a freno. Influenzò il corso della storia. Uh-huh. I bar sono già aperti? Alla salute. Senti, quanto durerà tutto questo? Ho promesso a Doris di farti conoscere i lati storici di Londra. Beh, adesso sono istruito, eh? Stasera andremo a far baldoria, d'accordo? No, a letto presto. Ho due posti per la parata militare di domani mattina alle 11. Simon, una volta per tutte, io non ho intenzione di venire alla parata militare. Sta sveglio, è una cosa che forse non vedrai mai più. Questo te lo garantisco. Oh, chi è quella? Chi? E quella bella ragazza col cappellino bianco. Ah. Ah, sì. E allora perché non porta la corona? Ma insomma, chi sei? Un amico o un tutore per me? Beh, l'ho promesso a Doris che ti avrei... Doris è a Parigi. E noi siamo a Londra. E se tu non vuoi accompagnarmi stasera, andrò da solo. No, parola. Voglio un po' di vita notturna. Ballare, bere, pupe, giocare. Qualche emozione. Tu sai cosa? Chemin de fer, roulette. Bill, non hai mai giocato in vita tua. Ebbene, imparerò, no? Le ultime parole famose. Vieni, banchiere, affidiamoci alla pallina. Ok. 31 nero dispari. Ah, ho perso di nuovo. E sono le ultime 100 sterline, sai. Cambia e andiamo via. Su, vieni, Bill. Grazie. Non c'è di che. È stato sfortunato stasera. Beh, come si dice, sfortuna al gioco, fortuna a donne. Bill, vuoi cambiare quelle fish? Eh? La mia fish. Il gioco è fatto. 15, nero. 15. 15. Ho vinto. 3.500 sterline. A lei. Avevo vinto! Evviva! Andiamo, 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 andiamo! Viva! Stasera ne faremo gran baldoria! Di questo avevo paura. Ecco qua. Alle più belle ragazze del mondo. Cameriere, cameriere. Oh, oh, pardon. Scusi. Oh, signore. Permetta, oh, deve essere deliziosa. Lei. Così fresca. E... Mi dispiace tanto, signori. Sono veramente desolato. La direzione si scusa. Buonasera. Oh, hai una faccia terribile. Ho un cerchio di ferro alla testa. Cosa hai fatto tutta la giornata? Ho visitato case, circa una ventina. Trovato niente di buono? Ah, tutte orribili. Immagino che non avrai intenzione di far di nuovo il nottambulo. Voglio dire, champagne, un po' di emozione. Tra mezz'ora esatta vado a dormire.
Sono soltanto le 7. Meglio, 13 ore di sonno. Senza cena? No, chiederò che mi portino una tazza di brodo in camera mia. Oh, grazie, 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 grazie. Niente per me, non bevo a quest'ora. D'oggi in poi soltanto succo di pomodoro per me. Ah, un bel progresso. Simon, mi dispiace, ma non ce la faccio neanche a parlare. Lasciami qui solo nel mio tormento. D'accordo, ti chiamerò domattina. Okay. Dormi bene, nottambulo. Che ne dice di una birra fresca? Grande, signore. Perfetto. Per favore, vorrei un martini molto secco. Sì, madame. Grazie. È un piacere. Bella giornata, vero? Sì, bella. Io adoro le giornate così. Sì, anch'io. Ma è stupendo. Che cosa? Beh, io adoro le persone che adorano le giornate così. Ecco tutto. Oh, me ne faccia uno anche a me, per favore, grazie. Subito, signore. Lei per caso abita qui a Londra? Sì, infatti. Londra è una città molto grande per viverci. Insomma, se una ci vive tutta sola, ecco. Ah, sì. Lei lo è? Io che cosa? Sola. Sì. Ah. Attualmente. Vuol dire che prima di adesso lei... Lei è molto curioso. Mi scusi, sono un curioso, mi scusi tanto. Il martini, signore. Grazie, grazie. Lei aspetta forse qualcuno? Veramente sì, ma ho paura che non si farà più vivo. Oh, è un vero peccato. Devo trasferirmi in Spagna per alcuni mesi e speravo di lasciare l'appartamento a questo signore. Non mi dica. Lei ha un appartamento da affittare? Che c'è di tanto strano? È una coincidenza fantastica. Sa che cerco una casa da questa mattina, sul serio. Non ci credo. Sì, davvero. Sono del tutto sincero con lei. Vede, sono arrivato dall'America e non ho molte conoscenze qui. E cerco davvero una casa per me. Senta, dato che questo suo amico ormai non si farà più vivo, verrebbe a cena con me? Eh? La prego. Ben, ho molta simpatia per gli americani. Saluella, è quasi un prodigio. Esserci incontrati così è destino. Siamo fatti l'uno per l'altro. Non è d'accordo? Completamente. Ah, no, non capisce. Lei crede che io dica le solite frasi, vero? Se sbaglia parola, cerco un appartamento. E da quanto mi ha detto, il suo sembra meraviglioso. Potrei vederlo stasera? Bill, io l'ho lasciato un po' in disordine, purtroppo. O non vado a un letto un po' sfatto o cose del genere. Non mi importa. Bene, Bill, dato che è lei. Ma è favoloso, parola mia, è favoloso. Le piace davvero? Sì, e allora può lasciarmelo, vero? Mi sentirò più tranquilla sapendo di averlo lasciato in mano ad uno come lei. A 20 sterline la settimana è affare fatto. D'accordo. Gliel'ha mai detto nessuno che lei è terribilmente attraente? Oddio, vabbè, continui. È così dolce, è accaldato. Oh, povero caro. Accidenti. Oh, si tolga questa giacca pesante. Così va meglio. Le dispiace preparare da bere? Sì, subito. Vodka e tonic per me. Torno subito. Tesoro.
Lei è proprio una gran bella ragazza. Tu dici, tesoro? Sì. Poverino, così sudato. Sto bollendo. Ah. Oh, il solletico! Ah, finalmente! Matt! Stavolta, Luella cara, sei andata troppo oltre. È soltanto un amico. E come? Non l'avevo mai visto prima di questa sera. E questa sarebbe la scusa per il tuo comportamento immorale e libertino? Luella, ma chi è quel tizio? Mio marito. Cosa? Mio caro signore, ho il disgraziato privilegio di essere sposato con questo... Ma non più per molto. Stavo cercando questa prova da parecchi mesi. E adesso l'ha trovata, signor Johnson? Sì, infatti ce l'ho. Matt, ascolta! Zitto tu! Andrò dal mio avvocato domani stesso e inizierò le pratiche per il divorzio. Via. Adesso non è... Mi dispiace di coinvolgere lei in questa... Lei senza dubbio sarà stato notevolmente incoraggiato. Mi rammarico profondamente di dover fare il suo nome come complice. Oh, no. Le sembra ingiusto, capisco, ma erano mesi che io cercavo questa prova. Mi è costata un bel mucchio di soldi. Sì, ma... Deve credermi, ma... più di quanto mi sia possibile. Quanto ci vorrebbe perché il suo detective continui finché non trovi prove che riguardino qualcun altro più importante, più determinante di me? E quanto le dovrei fino ad oggi, signor Kermain? 2000 sterline. Vede, signore, non ho altro scelta. Ora senta, io ho appena vinto una grossa somma, una bella sommetta. E capisce, io lavoro per un'organizzazione molto, molto all'antica. Ed è molto importante per me che questa faccenda rimanga segreta, capisce quello che... Se lei è sicuro. Sì, sicurissimo. Quindi prenda, ecco, prenda. Allora, signor Kermain, distrugga quella fotografia. Esposta. Grazie ancora. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Luella. Scusi. Non preoccuparti, ce l'ho ancora. La chiave, per favore. Sera, signor Harvey. Salve. Dovrei dire buongiorno. C'è stata una chiamata da Parigi 3 ore fa. Già, mia cognata deve aver avuto un bambino. Oh, davvero. Buonanotte. Buonanotte, signore. Sera, signor Harvey. Salve. Qualcosa non va, signore? Non qualcosa, tutto quanto. Signor Harvey, non è sua moglie quella? Senta, faccia come vuole. Una botta in testa, tutto quanto, ma per favore la non protegga. Si mi dà la chiave, non vorrei che mio marito si svegliasse. Veramente, signora? La prendo io la chiave, John. Oh, sì. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Presto. Spaventati. È strano. Perché non ci muoviamo? Non capisco, madame. Eppure... Ecco fatto. Com'era Parigi, madame? Ah, magnifica e tanto francese. Già. Grazie infinite. Non c'è di che, signor Harvey. Buonanotte. Buonanotte.
Scusami, caro, è la corrente che l'ha fatta sbattere. Oh, tesoro, sei già tornata. Era un falso allarme. Oh, mi dispiace. È molto che sei a letto? Oh, secoli. Che ore sono? Quasi le 2:30. Ho preso l'aereo di mezzanotte. Ti ho chiamato alle 11. Alle 11? Oh, ero al cinema con Simon. Oh, davvero? E che film hai visto? Cleopatra. Di nuovo? Beh, Simon non lo aveva visto e... Sai, Doris, si vede sempre volentieri Elizabeth Taylor. Oh, Luella. Luella? Luella. Ma chi sarebbe? Mi pare che dovresti essere tu a dirmelo. Ho trovato il suo fazzoletto nel taschino della tua giacca. Ah, era nella mia giacca? Sì, proprio nella tua tasca. Oh, tu, brutto playboy da strapazzo, ma io ti... No, Doris, no, stai attenta. È così. Il mio bel maritino dal cuore nero come la pece crede di poter cambiare le donne come cambia i suoi calzini, vero? Ma certo che no! E cosa ti ha fatto? Chi? Luella! Ti ha suonato la serenata al chiaro di luna, la marcia nuziale, e tu sei volato subito fra le sue braccia, non è così? Doris, mi ha truffato. Ti ha truffato? Mm-hmm. Tu, brutto... E così io gli ho dato 2000 sterline. Il fotografo ha esposto la lastra e me ne sono andato. Ah, ha esposto la lastra? Mm-hmm. Mio piccolo Bill, per essere un banchiere internazionale sei più ingenuo di un bambino di 2 anni. Una speed grafica, 2 lastre. Hanno ancora la foto che ti incrimina e si rifaranno presto vivi per mungerti ancora. Chissà se la legione straniera funziona ancora. Che cosa sa Doris? Ha trovato il fazzoletto di Luella. E a proposito delle 2000 sterline? Non gliene ho parlato. Come ha reagito per il fazzoletto? Beh, ha detto che se volevo fare lo scapolo, lei sarebbe tornata a Detroit. Vuole ripartire? Col primo aereo, alle 5:00 PM. Bisogna impedirglielo. Ci vorrebbe la bomba H. Dove abita Luella? Vincent Square 22. Abita là? Abita là. Chissà se sono davvero sposati. Chissà se lo sono io. Darei 10 anni di vita per sapere di che cosa stanno parlando ora. Sono 40, 45 e 50. Ecco. Grazie, Matt. Ma figurati, se ti capita qualche altro merlo, avvertici tempestivamente. Con molto piacere. Io ho un debole per i quattrini. Beh, salve, signora Joyson. Arrivederci. Tieni in contatto. Certo, a presto. Quindi, 50 sterline al portiere, 50 Ackermine per la foto. Restano 1900 sterline di utile. Niente male per una serata. Sono brava, non ti pare? Tesoro, sei superba. È stata la migliore interpretazione della tua vita. Però certe volte vorrei tornare al teatro. Scherzi. Io ho molto talento. Potevo essere una grande stella. Potevi essere tante cose, ma una grande stella lo escludo. Ehi! Ma quello l'ho già visto. Ah, dove? È il portiere del mio albergo. E secondo te cos'è andato a fare nell'appartamento di Luella? Beh, forse ci abita anche sua madre. Può darsi. O forse lui e Luella lavorano insieme. Eh? Lui l'avverte quando gli capita qualche... merlo. Esatto. E lei entra in azione. E sapeva anche che Doris sarebbe partita. Le ha procurato il biglietto. I dettagli cominciano a combaciare, no? Bill torna in albergo. Io farò delle indagini su Luella. Devi trovare il modo di convincere Doris a essere ragionevole. Le dirò la verità, tutta quanta. La sincerità è la migliore tattica. Doris, sì, ragionevole. Io sono un uomo sano e normale. Ma non di mente. Non vado a caccia di donne, lo sai bene. Oh. E poi è dal tempo delle elementari che vado al cinema sempre solo, ti giuro, sai. Oh, Bill! È vero! Senti, non avrai sul serio intenzione di lasciarmi, vero Doris? Parlerò con i miei avvocati. Avvocati? Hai intenzione di divorziare da me? Nel modo più rapido consentito dalla legge. Ma tu non puoi! Non posso! No, non puoi, cara! Lo vedremo, te ne accorgerai. Tesoro, pensa ai nostri figli. E tu ci hai pensato? Senti, tesoro, noi dobbiamo discuterne. Oh. Devi ascoltarmi. Parliamo come due persone ragionevoli, capisci? Lasciami andare, Bill! Oh.
Guarda cosa hai fatto. Cosa ho fatto io? Sì, tu. In tutta la tua vita ti sei sempre cacciato nei guai attribuendone la colpa agli altri. Tu sei gelosa, meschina e cocciuta. Consolati con Luella. È stata Luella, è stata lei ad abbordarmi. E può anche tenerti. Ma non mi vuole. Bene, anch'io ti voglio. Insomma, senti, tu non uscirai da questo albergo. Roba, Bill. Tu non uscirai da qui. Signor reggipetto, Bill. No, 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 attenta. Ma tu sei completamente folle! Sei un caso patologico! Sì, 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 per aver sposato te! Avanti e smetti! Uscirai da questa stanza solo passando sopra il mio cadavere! Stammi a sentire. Vuoi concedermi 30 secondi e stare un po' ferma e chiudere il becco e ascoltarmi? No! Luella è una delinquente. Tutte le polizie europee la stanno cercando. Non me la bevo. Io sono la vittima innocente di un piano diabolico. Potevano anche ammazzarmi. Ora, ti vuoi sedere e ascoltarmi? Mi dispiace molto, ma noi in nessuna circostanza diamo informazioni personali sugli inquilini. È una cosa ammirevole, ma il fatto è... No, lei non sarà... Sì, e la signora Luella ne fa parte. Cielo, cosa dirà il signor Compton? Per la verità dubitiamo anche un po' di lui. Oh, beh, in tal caso le dirò subito tutto quello che so. I signori Johnson hanno traslocato qui 4 mesi fa. Rinnovano il contratto ogni mese. Sono così sconvolta e ho paura. Oh, non deve averne. La proteggeremo, glielo prometto. Sul serio? Oh, voi del servizio segreto fate una vita così eccitante. Non si può negare. Grazie infinite, signore. Continua, e poi com'è andata? Sai, tesoro, Luella ha un aspetto molto comune. Si potrebbe dire quasi brutta. Ma chi glielo ha detto che cercavi una casa? Oh, Simon sospetta che sia stato il portiere dell'albergo ad avvertirla. Che cosa? Te le immaginavi? Ma tesoro, oh, dal modo in cui lei la descriveva, sembrava, non so, Buckingham Palace. E io naturalmente volevo trovare una casa per la mia mogliettina e sono andato a vederla. Dunque... Stammi a sentire, aveva appena chiuso la porta quando mi si è buttata addosso come fosse un carro armato. Ma che sfacciata! Sì, ero molto imbarazzato, te lo assicuro io. E dopo... Grazie. Sai cosa è successo? Zoom! Le porte finestre si spalancano ed ecco là due tipi di gorilla. Il primo con la pistola puntata e il secondo con un pugnale che... Una cosa terribile! Sì, volevano soldi. O mi avrebbero fatto arrestare per violazione di domicilio. E, senti questa, per violenza carnale. Bill! Io ho detto chiaramente che non davo un soldo. Mi sono rifiutato. Insomma, non potevo subire un ricatto del genere, non sono il tipo io. Com'è che si va a finire? A pugni. Erano in 3 contro 1 e quindi io me la sono filata con la massima velocità. È naturale. Per fortuna ho messo le mani sul fazzoletto di Luella come prova. Ora andrai alla polizia. Beh, Simon se ne sta occupando. Devi capire, cara, non vorrei che la banca fosse coinvolta in una faccenda del genere. È logico. Bill, sono stata ingiusta. Oh, non ha importanza. Mi vergogno tanto. Puoi perdonarmi? Ma certo. Non me lo merito. Via, Doris, ora non devi fartene una colpa. Avanti. Simon, hai scoperto niente? Sì, tutti i pezzi dell'enigma ormai combaciano. Simon, Bill mi ha raccontato tutto quanto. Quella donna non è che una criminale. Già, la solita trappola. Attirare un uomo in una situazione compromettente e poi minacciarlo di ricatto. È disgustoso. È anche peggio. Comunque credo di aver trovato il modo di recuperare le 2000 sterline e la foto. Quali 2000 sterline? E quale foto? Significa forse che hai dato a quella donna 2000 sterline? Beh, ho dovuto... Bill, non gliel'avevi detto? Ecco, io stavo per...
Per 2000 sterline doveva trattarsi di una foto interessante. Oh no, cara. E dove hai preso quelle 2000 sterline, se è lecito? Ecco, io le ho vinte. Le hai vinte, quindi hai giocato. Oh no. Ma se hai detto ora di averle ecco, vinte. Ecco, volevo dire e che... E cosa c'è in quella foto? Niente. Niente? Per 2000 sterline? Beh, io dicevo... Cosa aveva indosso Luella? Ma non lo so, niente di... Niente? Niente di speciale, insomma! Bugie! Dal principio alla fine, voi due siete d'accordo? Dori, sì o non... Maniaci sessuali! Vuoi per favore darci un bel taglio? Mai! Quanto a te sei un bel chiacchierone! La sincerità è la migliore tattica. Ma... Signore? Vorresti fare un po' di quattrini? Beh, dipende. A che ora finisci? Alle 3. Vieni da me alle 3:30. Com'è l'affare? Sicuro e semplice. Ci vedremo. È la solita vecchia trappola. E tu fornisci i merli. Ho solo dato a Luella il nome del signore. E lei ti ha pagato? Beh, sì, ma non avevo idea. Via, piantala. Non sei stupido, sai esattamente di che sto parlando. Non ha prove sufficienti. Lo credi? Ho fatto delle indagini sul tuo conto, amico mio. Hai già due belle condanne per truffa. Con la mia denuncia e quella di Harvey ti beccherai 5 anni. Che hai in mente di fare? Chiamo la polizia. Ti denuncio per ricatto ed estorsione. No, la prego, non lo faccia. Farò tutto quello che vuole. Tutto. Tutto, parola. Parola. E va bene. Dirai a Luella che hai un altro ricco americano. Il miglior merlo del mondo. Va bene. Samuel Pittagert. Luella è il migliore merlo che il portiere ci abbia procurato da quando lavora per noi. Matt, è troppo presto. Ascolta. Samuel Pittagert, Boston, Massachusetts, presidente della Lincoln Corporation, patrimonio pressappoco 10 milioni di dollari. Stai scherzando? C'è di più. Taggart è consigliere di queste società: General Motors, Standard Oil, US Steel, Bank of America, General Electric, ICI. Accidenti! Sposato, 2 figlie, per il momento solo, a Londra come incaricato delle Nazioni Unite per la AIMCO. E che sarebbe? AIMCO, organizzazione per promuovere i traffici marittimi. È sceso al Grand. Al Grand? Non mi fido. Perché no? È un rischio, così presto. Moglie e figli arrivano venerdì. Matt, non lo so. Luella, metti i tuoi abiti da caccia e corri subito al suo albergo. Lo ripuliamo stanotte e domani partiamo subito per Parigi. Ma se lo dici tu... Mia cara, ho un fiuto speciale per queste cose. Il colpo più facile per la nostra carriera sarà Samuel P. Taggart. Buonasera, madame. Buonasera. Potrei avere un martini secco, per favore? Certamente, madame. Ecco, madame. Grazie infinite. Grazie a lei. Oh, sono veramente spiacente. Non si preoccupi. Ma gliel'ho versato sull'abito. Non ci pensi nemmeno. Sono davvero desolata, non so come scusarmi. Beh, sarò lieto di perdonarle la sua sbadataggine se lei mi consente di offrirgliene un altro. Date le circostanze, non saprei come rifiutare. Barman? Sì, signore. Vuol portare alla signora un altro di quelli? Sì, signore. In confidenza, madame, questa è la cosa più simpatica che mi sia capitata a Londra. Sul serio? Oh, Londra può essere noiosa e triste quando si è soli e non si conosce nessuno. Può essere la città più triste del mondo. Non mi fraintenda, è bella e affascinante. Oh, è vero. Ha tradizioni, vere tradizioni, come Boston. Oh, grazie. Grazie. Non c'è di che, dovere. Questo è quello che voi chiamate un cinquino, è così? Sì, lo sono tutti. Oh, con le vostre banconote non ci capisco niente. Lo vedo. Lei aspetta una persona. Sì, infatti, ma sembra che non si farà più viva. Oh, che peccato. Non mi dispiace.
È un parente molto noioso di Liverpool. Allora lei in tal caso non... mi giudicherebbe troppo presuntuoso se la invitassi a cena? Al contrario, e credo che sarebbe una cosa molto simpatica. Questo qui somiglia a lei, signor Taggart. Grazie, ma perché non prova a chiamarmi Sam? Vede, mia moglie mi chiama Samuel, ma io adoro Sam, è più intimo, non so se mi spiego. D'accordo, Sam. Così va meglio. Sam, gli amici mi chiamano Luella e son certa che anche lei è mio amico. Sì, ecco, questa qui è, così, è la mia villetta estiva. La sua villetta estiva? Non l'adopero più molto ormai. L'acqua è troppo bassa per il mio yacht. Yacht? Beh, sì, non è proprio uno yacht. Ha solo 40 cuccette e a mia moglie non piace il mare. Il fatto è, Luella, so che lei non mi fraintenderà. Mia moglie non mi comprende più. Sam, lei ha detto che sua moglie e le sue figlie arriveranno venerdì? Sì, le aspetto con ansia. Ne son certa. Il guaio è che devo trovare una casa per noi. Ha qualcosa in mente? Oh, nulla di speciale. Essendo qui per le Nazioni Unite non posso prendere niente di lussuoso. Lo sa che è straordinario. Che cosa? Si dà il caso che io abbia un bellissimo appartamento, proprio per 4 persone. Oh, non mi dica. E venerdì prossimo dovrò andare in Spagna per 6 mesi da mia madre. Insomma, vuol dire che le interessa affittarlo. A persone per bene, sì. E potrei dargli un'occhiatina? Ma certo. Stasera? Beh, è molto tardi ed è piuttosto in disordine. Che importanza può avere trattandosi di un amico? Bene, Luella. È proprio quel che cercavo. Le piace davvero? Per me lo trovo semplicemente perfetto. E io conosco bene Barbara, sono sicuro che ne andrà pazza. Le dirò, Sam, starei più tranquilla, sapendo di averlo affidato a gente per bene. Allora, 30 sterline la settimana, d'accordo? D'accordo. Te lo ha mai detto nessuno che sei tremendamente attraente? Beh, Luella, fa molto caldo qui oggi, non è vero? Oh, togliti pure questa brutta giacca pesante, no? Va meglio così. Perché non prepari qualcosa da bere? Cosa preferisci? Oh, vodka e tonic per me. Torno immediatamente, tesoro. Luella, tu non hai ancora visto niente. No. Ah, finalmente! Matt, caro! Stavolta, Luella, ti ho colto sul fatto. Io ho lo spiacevole privilegio di essere sposato con questa... Signora, devo intuire che siamo qui entrambi per lo stesso scopo, non è forse così? Quel bruto, dopo tutto ciò che ho fatto per lui, gli ho dato 2 graziose bambine e i migliori anni della mia vita. Su, su, Barbara, io Matt, non capisco davvero. Non parlare, donna. Madame, non affatichi la sua bella, bella, graziosa testolina per questa faccenda. Lasci a me tutti i particolari. Parlerò con i miei avvocati domattina. Lei mi potrà trovare al mio club, Club Ateneum. Quando vuole, dopo le 3, farò il possibile per lei. Venga, venga, venga via. Oh, sì, sì.
Ma Barbara, vedi... Non ti azzardare mai più a rivolgermi la parola. Ho una tua foto con... con questa donna, che qualsiasi tribunale accetterà come prova. Bene, Luella tesoro. Oh, Sam, torna nel tuo Massachusetts. Corri. Sono molto spiacente di tutto quanto, Luella. E anche io. Buonanotte. Non credi che dovremmo consolarci un po'? Ho detto buonanotte. Ma Luella tesoro. Vattene via di qui. Hai capito? Sporco verme. È fantastico. Già, sfortuna nera. Di pure una fortuna schifosa. Quell'imbecille ha tanti soldi da poter comprare una banca. Chi pensava che sarebbe arrivata sua moglie? Matt, siamo nei guai. Insomma, la Taggart ha una fotografia di Luella fra le braccia del marito. E pensa, se per caso qualcuno dei nostri vecchi merli la vedesse. Estorsione. Mettici ricatto. E qualcos'altro. Ci darebbero 30 anni. Pronto? Luella, sono io. Ti sei liberata di tutti. Ma dove diavolo sei andato? Che cosa è successo? Luella, potrebbe capitarci un bel guaio sulla testa. Partiamo per la Francia subito. Ora prendi il passaporto, metti foto e denaro in valigia ed esci dalla scala di sicurezza. L'auto è nel vicolo, dietro la casa. Germaine ed io ti raggiungeremo fra 5 minuti. Solo 5 minuti? E va bene, d'accordo, neanch'io voglio guai. Intesi, mi sbrigo. Non so, proprio non mi convince. Ci deve essere qualcosa di grosso sotto. Perché la moglie di quel tizio è arrivata prima di noi? È una strana coincidenza. Matt, sarà meglio non perdere tempo, eh? Hai ragione, andiamo. Buonasera, signori. Il signor Taggart. C'è anche l'altro. Harvey di Detroit. Io a sentire, Harvey. Buono. Prima di tutto, Bill, le tue 2000. Ah, le mie. Le mie. Le tue. Stai imparando? Ho notato che sul retro delle foto ci sono gli indirizzi delle vittime. Suggerirei di dividere il resto del denaro fra tutte loro. Bene, un mucchio di gente riceverà una lieta sorpresa, no, signore? Proprio bella. Potrei avere questa stola? Certo, poi te la sei guadagnata. Ah, grazie. E a me non servirebbe. Bene, credo che questo sia tutto. Ehi, abbiamo dimenticato Smith. Come abbiamo potuto? Ecco, madame, la qualità più preziosa di un autentico cameriere è che nessuno lo nota. È stato magnifico stasera. Grazie infinite, signor Harvey. Vogliamo fare 200 sterline per il disturbo? Oh, è anche troppo, signore. Non importa, non importa. Grazie, signore. Bill, se tu non fossi stato... interrotto quando eri con Luella, a che punto sarebbero arrivate le cose? Doris. D'accordo.
D'accordo. D'accordo. E ora penso a trovare una casa dove abitare. Va bene. Ah, Miss Hill, si accomodi. Le chiavi. Ha sistemato? Tutto. Molto brava. È andata proprio come ha detto lei. I Johnson se ne sono andati e l'appartamento sarà libero domani per i suoi amici dell'FBI. FBI? Non vedo l'ora che lei mi dia un'altra missione. Pensi, pensi, lavoro per James Bond. È molto eccitante. Lei non mi sta prendendo in giro, vero? Lei è proprio James Bond.